Siamo a casa di Nicolò Giuffrida, 9 anni e mezzo, quasi 10, un piccolo campione di calcio. Lui gioca nella Roma, ma pensate, è tifoso dell'Inter. Ha un sogno nel cassetto, quello di vincere la Champions League. E ha un papà, Stefano, che è interista. Sentiamo la sua storia. Nicolò, raccontami, come nasce la tua passione per il calcio? Allora, da piccolo giocavo con mio papà qui davanti, vicino al camino, e lui mi teneva per le braccia così non cadevo quando tiravo un pallone piccolo che era morbido. E lui diceva, poi mi ha detto che tiravo forte ed ero forte. In che ruolo giochi? A noi ci fanno ruotare, però il mio ruolo preferito è l'esterno, perché noi giochiamo a 6, quindi giochiamo 1-3-1. Mi racconti un aneddoto che ti è capitato durante una partita che tu consideri importante, una partita del cuore? Ce ne stanno tanti. Fino a non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica la questione particolare che si giudica un giocatore. Uno era praticamente a un torneo, abbiamo vinto ai rigori alla semifinale e poi però abbiamo perso. I rigori, io ho tirato il rigore decisivo e l'ho sbagliato però, perché ho preso la traversa, poi l'arbitro non mi ha dato il gol. Se ti dovessi definire con 3 aggettivi, Niccolò è, come ti definiresti? Intelligente, sportivo e bravo. Quali sono i valori più importanti per te nella vita? La famiglia, l'onestà e lo sport. Che cosa ti piace fare nel tuo tempo libero, scuola e calcio a parte? Guardare la televisione, giocare con mio fratello e giocare con giochi elettronici. Il tuo cantante preferito? E Michael Jackson. Canzone invece? Counting Stars, che l'hanno cantata i One Republic. Hai un sogno nel cassetto? Sì, vincere la Champions League con l'Inter. Qual è stato il momento più bello della tua vita? Quando sono nato. Che ti ricordi tu? Non mi ricordo, però sono nato, quindi potevo vivere. E il momento più brutto? Quando è nato mio fratello all'inizio. Perché eri un po' geloso? Sì. E poi so anche quando hai cambiato scuola. Sì, pure quando ho cambiato scuola, perché non conoscevo nessuno. Quando una famiglia, secondo te, Nicolò, si può definire una famiglia felice, una famiglia unita? Quali sono le caratteristiche che deve avere una famiglia per essere davvero una famiglia che vive nell'armonia? Deve avere soldi per mangiare, per comprare le cose, deve anche volersi bene tra di loro. Nicolò, vorrei un pregio e un difetto di mamma Ketty e un pregio e un difetto di papà Stefano. Difetto di mamma è che certe volte lei non sa cosa faccio e quindi si arrabbia. Il pregio? Eh? Il pregio? Il pregio è che è brava e mi aiuta a fare i compiti in italiano. Invece di papà? Papà, il difetto è che lui è quasi sempre, quando uno fa, tipo, io faccio la cosa sbagliata perché mi ha provocato Jacopo, quindi lui rimprovera sempre me senza che mi vuole ascoltare. Ma forse perché Jacopo è più piccolo? Sì, forse. E invece il pregio di papà? È che fa sempre ridere. È divertente? Poi, sì. E adesso veniamo al tuo fratello Jacopo. Pregio o difetto anche del tuo fratellino? Difetto è che lui ogni volta mi dà questi pizzichi che mi fanno male. Io dico sempre basta, basta, ma lui continua. Un difetto di mio fratello è quando non gli va più di giocare con me alla Wii e se ne va a guardare la televisione. E io mi arrabbio tanto e gli incomincio a dare fastidio. È un pregio che quando giochiamo lui mi fa ridere e mi aiuta a fare i compiti, certamente. Once upon a time, a few mistakes ago, I was in your sights, you got me alone. Io sono la mamma di Nicolò. Nicolò è un bambino timido, molto riservato, ha una grandissima volontà, è un bambino responsabile,
per la sua età, abbastanza tignosetto, molto testardo, molto determinato, ma molto testardo. E poi Nicolò, come credo tutti i bambini, non sa perdere, lui vuole soltanto vincere e quindi dovrà imparare. Raccontami una tua giornata tipo, ti svegli la mattina? Sì, mi sveglio la mattina, poi vado a scuola, dopo studio, faccio i compiti e poi vado a fare lo sport. Qual è la tua paura più grande? Morire e perdere la mia famiglia. Che cos'è la morte per te? Non potere più vivere. Come definiresti il dolore? L'infelicità. Che cosa guardi in TV? Sanjay & Craig e pure Kikinit colpi di karate. Quale personaggio ti piacerebbe essere? Cristiano Ronaldo. Perché? Perché lui è un calciatore e è il mio calciatore preferito. Che cosa ti piace di lui? Che lui è più forte del mondo. E io lo penso così, alcuni dicono che non è lui, però secondo me è lui. Nicolò, come vorresti essere descritto? Nicolò è? Nicolò è gentile, poi bravo, sportivo.